Io volevo leggere il primo capitolo, ma voi cambiate idea. Perché mi leggo il capitolo in cui si dice che è l'assassino, così. Allora, io a volte nei libri di Ricciardi, nei romanzi di Ricciardi, faccio una cosa che è fuori dalla trama. Cioè scrivo un capitolo che, diciamo, mi serve per spiegare in che tempo siamo e che cosa succede. Vi leggo questo pezzo che racconta del Natale del 1939. Natale del 1939 è un Natale un po' diverso dagli altri. Capite perché? Sapete perché? È il Natale, è l'ultimo Natale dell'ingenuità. L'ultimo Natale in cui questo paese potrà dire di non essere stato in guerra, o perlomeno di aver vissuto una guerra di confine, che sarà tutt'altra cosa, sappiamo bene, da quello che succede dopo. Io ho utilizzato dei pezzi di articoli, dei pezzetti di articoli del giornale dell'epoca, proprio di quei giorni, del dicembre del 39, che fanno un po' da interludio a queste tre storie che ci sono a me. Ma che strano Natale questo? Che folle Natale, sospeso tra la voglia e la paura, tra il passato da tenere stretto fra i denti e un futuro di grandezza o di follia, di vittoria. Di fame. Che Natale incredibile che racconta il giornale. Che strano Natale tra ricchezza e povertà. Forse il lavoro di addobbo per la parata natalizia. Febbre. Un lavoro compiuto in letizia, un lavoro che ha quasi sapore d'arte. Che il prospetto dei negozi viene decorato con bizzarri, variopinti motivi ornamentali a base di grossi formaggi stralucidi. Di salami infiorati, di piramidi di frutta secca, di bastioni di botticelle ricolme di sottaceti, di archi di scatole di conserve. Ma su ciò guarda il salame. Non riesce a sognare gli occhi, gli pare di sentirne il sapore in bocca. Perché una volta l'ho assaggiato il salame, gliene ha dato un pezzo il sacrestano della Chiesa della Misericordia e adesso lo fissa. Appeso, adornato di fiori, in mezzo a tutto il paradiso della roba da mangiare per la parata, ma Masuccio guarda quel salame e non altro, perché ci batte sopra la luce del lampione e luccica un po', e la saliva aumenta, e lui ingoia, e la saliva aumenta, e alla fine Masuccio neanche se ne accorge che ha il salame nelle mani, e potrebbe correre nei vicoli, che se ci arriva è salvo, perché lui conosce la rete dei vicoli, e sa tutti nascondigli, anche se ha 7 anni. Però ha piovuto, che peccato. E si scivola. E Masuccio non ha le scarpe, ma solo le fasce per i geloni, che sono sudici e bagnate, e cade, che ancora è la via grande. E il salumiere è ancora padrone del salame, finché è sulla via grande. Perciò lo raggiunge e cerca di rialzarsi Masuccio. E lo riempie di bocca. E non lo lascia. Perché se fosse attento ai ladri, sei la schifezza dei salumieri. Ed è inutile che scoli la merce per la parata. Le botte sono forti. Ma Masuccio, il dolore viene dal sapore del salame che sentiva già in bocca. Lo sente, invece del sangue. 2 giorni dopo, quando muore sul pavimento di casa, la madre piange. Ma neppure lo sa perché muore Masuccio. Il giorno prima di Natale, per un salame. È strano Natale, dal freddo il fuoco. Da Capodimonte alle rive di Mergellina, da Antignano a Porta Capuana, le vie sono tutte un sonoro mercato, brulicante in questi giorni. Sino al pomeriggio del Natale, ed è allora che le strade si spopolano come per incanto e le famiglie si raccolgono in casa per la gioia dei vecchi e dei bambini. Ma in questi 2 o 3 giorni di vigilia, quanta rincuorante animazione! Il concetto è sempre stata una volta di fame.
perché era un'orfanella dell'Annunziata, di quelle messe nella ruota di che una figlia non se la poteva permettere. E chissà quale povera disgraziata l'ha partorita in un androne di palazzo. E ha fatto di tutto quel gente, ha rubato, ha mentito, ha chiesto l'elemosina, ha fatto la puttana. Però ha avuto un figlio e non l'ha messo nella ruota, ma l'ha deposto davanti alla porta di una signora che non aveva bambini, una che teneva perfino la carrozza. Poi è rimasta vicino a quel palazzo, Concetta, e per 20 anni ha mendicato, rubato e fatto la fame, ma ogni tanto metteva sulla soglia della signora un dolce, un giocattolo, per il bambino che veniva a crescere da lontano. E adesso è grande ed è bellissimo. Esce con gli amici, studenti dell'università come lui. Concetta gli stira le camicie, perché ha trovato lavoro alla lavanderia lì accanto e nessuno lo sa, ma lei lascia un bacio su ogni camicia prima di riportarla alla signora ricca che non ha avuto bambini, ma ha il figlio suo. Per stare là vicino, però, Concetta deve dormire sotto un portico, che una casa non viene da nessuno e fa freddo. E deve accendere un fuoco per scaldarsi. E una notte, a 2 giorni dal Natale, da un gruppo di studenti, un giovane allunga un tizzone verso un mucchio di stracci per vedere come scappa il morto di fame che ci dorme dentro. Ma il morto di fame, che è una morta di fame, resta intrappolata nella coperta nella quale è avvolto. Quando si libera, ha ustioni su tutto il corpo e creperà 2 giorni dopo fra le braccia di una suora, che preferirebbe stare messa con le sorelle invece di veder morire Concetta, che per fortuna non saprà, morendo, chi era lo studente che ha allungato il tizzone col piede. Alla sanità, ai vergini, a Foria e verso i tribunali, fra le arcate di San Gennaro e le torri di San Gregorio Armeno, e verso i mercati della Pigna Secca, di Sant'Anna di Palazzo, della Torretta, le vie si somigliano tutte, che la folla e le parate dei negozi sembrano dare un carattere, un'atmosfera unica alla città. Che strano Natale, di ricordi e di pesce. Pasquale, Pasquale è grande e forte, ha avuto un'educazione rigida, e rigido è stato con se stesso, ha portato avanti il negozio di famiglia, un avviato commercio di tessuti, l'ha fatto crescere, è un padrone severo, i dipendenti lo temono, ma sanno che paga puntuale, bene, non si scorda dei bambini, degli impiegati e dei commessi. Però Pasquale dimentica la severità non appena torna a casa e trova la moglie e le 2 creature, Modesto e Carolina, come sua madre e suo padre, pace l'anima loro. E stasera è Natale, Pasquale e la moglie hanno preparato una cena adornata di candele, pregiate tavoltovaglie di pizzo, che lui ha fatto venire dalle Fiandre. Per tutti gli amici e dipendenti, i migliori clienti, perché il negozio è importante, e nulla è davvero importante se non è importante a Natale. Si occupa lui stesso di comprare, soprattutto il pesce, perché è il simbolo del Natale, e che Natale sarebbe mai senza pesce? Porta a casa spigole e cefali d'argento, e alici, che sembrano lame d'acciaio, lucidi e sottili come coltelli, e aragoste rosso fuoco che paiono intagliate nel corallo. E murelli di marmo picchiettato, e polipi e calamari, e triglie e scorpani, simili ai mostri d'Oriente. E i bambini li guardano, a bocca spalancata. E Pasquale ricorda se stesso bambino, che sognava le profondità del mare, dove quel pesce nuotava libero e leggero, prima di finire nel suo piatto. E le anguille a fasci che scivolano l'una sull'altra, e le scaglie che brillano come diamanti, e le tinozze di vongoli e lupini in cui affondare le mani. Pasquale sorride nella festa del Natale, nell'odore e nel sapore del pesce che servirà agli ospiti, perché non c'è maggior ricercatezza del servire alla propria tavola, e tutti diranno delle sue capacità e del suo sorriso. L'infermiere si affaccia nel finestrino della porta di ferro e si chiede per l'ennesima volta che tiene da sorridere e inchinarsi. Sto vecchio pazzo di Pasquale, che sono 20 anni che sta chiuso là dentro e non ha mai ricevuto lo straccio di una visita. Poi annusa e scrolla il capo, perché per incredibile che sia, da quella cella viene puzza di pesce.
Che strani scherzi fa essere in servizio 2 giorni prima di Natale. Che strano Natale tra il vero e il falso. Ma questa attesa, questi giorni di vigilia della vicina sono i più belli, i più tipicamente appariscenti, i più lieti. I negozi sono affollati, il piccolo commercio vive le sue ore più intense. Gli animi sono più espansivi, colore, meglio, sentimento del Natale. Festa della cristianità. Festa della famiglia.